ritrovati, edizione di mezza giornata di Vicino Notizie per aggiornarvi sugli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. E dobbiamo purtroppo riferirvi della prima morte riconducibile al coronavirus nel VCO. Si tratta di Dario Borioli, avrebbe compiuto 74 anni a breve. Si è spento nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Castelli all'alba di oggi. In ospedale era entrato l'11 di marzo per problemi respiratori. Borioli era figura molto nota a Verbania, assicuratore di professione, era presidente della società Canottieri di Intra. Il dato odierno aggrava una situazione già sotto la lente di ingrandimento. I numeri dei contagi sono in aumento anche nel nostro territorio, un dato in linea con le previsioni degli esperti. Ieri sera il bollettino regionale dei contagi parlava di 23 casi nel VCO e di 48 nel Novarese. Intanto sono arrivati i pazienti Covid al COC di Omegna. Daniele Piovera ha sentito il direttore del centro ortopedico di Quadrante, dottor Mauro Carducci. Direttore, nella notte sono arrivati una ventina di pazienti affetti da Covid. Com'è la situazione attualmente al centro ortopedico di No, Quadrante? sono arrivati decisamente meno, ma è una disponibilità di posti letto che noi abbiamo dato all'unità di crisi, sapendo che noi avevamo le risorse, avendo bloccato l'attività chirurgica, potevamo essere di aiuto. Quindi, in contatto con l'unità di crisi, abbiamo messo a disposizione un intero reparto isolato. Il personale era tutto adeguatamente informato e attrezzato per poter ospitare questi pazienti che arrivano dal Piemonte, per cui sono arrivate in successione numerose ambulanze e tuttora arrivano, siamo di supporto alla rete ospedaliera piemontese che in questo momento sta cercando di far fronte a un momento veramente difficile, che cerchiamo di risolvere con nel nostro piccolo qualche posto letto in più in un sistema che ha bisogno di assistenza sanitaria. Quanti sono i posti letto a disposizione? I posti letto a disposizione sono attualmente oltre i 14 che abbiamo messo a disposizione della ASL per ricevere i pazienti da Verbania, abbiamo altri 28 posti letto già in parte occupati per pazienti Covid e abbiamo anche attrezzato 4 posti letto di rianimazione subintensiva barra intensiva, non tanto per ricevere pazienti impegnativi, ma per poter gestire in transito pazienti che devono essere magari trasferiti in altre strutture. Com'è cambiato l'organizzazione del COC in questi giorni di emergenza? Beh, è cambiato in modo repentino e il personale ha dato grandissima disponibilità. Io devo ringraziare tutto il personale sanitario, le direzioni, in particolare direzione sanitaria e professioni sanitarie, ma anche i medici che all'esterno, sono in contatto con il dottor Passerini, stanno dando un supporto pratico al fine di garantire un numero di medici sufficienti a coprire il fabbisogno. E lo sapete, anche l'ospedale Castelli, ma anche l'ospedale di Domodossola si sono attrezzati per ricevere pazienti Covid. Andiamo proprio a Domodossola con il sindaco Lucio Pizzi, che lo sapete è in autoquarantena. Vediamo il suo videomessaggio. Buongiorno a tutti, vi parlo ancora dal mio isolamento sociale che durerà fino a mercoledì prossimo. Ieri, insieme alla prefettura, che ringrazio per la collaborazione, abbiamo valutato con attenzione la situazione del mercato domese, decidendo per la chiusura totale del mercato settimanale, quindi del mercato del sabato, chiusura comprensiva dei banchi di generi alimentari. Abbiamo invece lasciato operativo aperto il mercato giornaliero, che consta di soli 6 banchi di generi alimentari, tra l'altro locali. Per ciò che riguarda i controlli, le forze dell'ordine mi riferiscono di un senso di civiltà, di un'attenzione, di una scrupolosità nel rispettare i dettami del decreto, sempre crescente. I nostri concittadini hanno capito che più saremo attenti e scrupolosi nell'osservare le linee guida del decreto, e prima usciremo da questa incresciosa situazione. Ieri sera ho deciso di fare illuminare il nostro palazzo di città con i colori della nostra bandiera. Un piccolo gesto, ma credo dal grande significato. Infine, un messaggio per i miei concittadini. Non posso nascondervi che guardare la nostra città, così deserta dalle finestre di casa, mi spezza il cuore. In questi anni abbiamo cercato di fare l'impossibile per rilanciare la nostra bella Domodossola.
purtroppo oggi ci troviamo in questa inaspettata situazione. Restiamo comunque fiduciosi, voglio che sappiate che l'amministrazione farà tutto quanto possibile, anche l'impossibile, tutto quanto nelle sue corde e anche di più, per far ripartire la nostra città appena tutto quanto tornerà alla normalità. E restiamo nel capoluogo ossolano puntando i riflettori sulle farmacie. Sono ovviamente tra gli esercizi aperti, trattandosi di beni di prima necessità. Sentiamo il presidente della farmacia comunale. Dobbiamo restare a casa. Anche la farmacia comunale di Domodossola invita tutti quanti a seguire scrupolosamente questa semplicissima ma indispensabile misura di sicurezza e di prevenzione. Deve uscire solamente chi non ha scelta e per motivi di lavoro, di necessità o di salute. Tutti gli altri devono restare a casa. Il motivo è semplice. Nessuno di noi si deve ammalare. Non dobbiamo ammalarci. Per supportare la nostra comunità in questo momento difficile nel realizzare questo obiettivo, la farmacia comunale di Domodossola ha avviato un servizio pilota di consegna dei farmaci e dei presidi medici a domicilio mediante la generosa collaborazione dei suoi dipendenti. La clientela potrà ordinare presidi medici e farmaci in farmacia comunale di Domodossola dalle 10 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18, telefonando al numero 0324 240 241, ripeto 0324 240 241. La consegna avverrà appena possibile. Speriamo con questa iniziativa di poter aiutare la nostra cittadinanza ed in particolare le fasce più deboli a superare le difficoltà connesse con questa situazione, permettendo a un numero maggiore di cittadini di non uscire dalla propria abitazione. Perché la cosa importante è che dobbiamo restare a casa. Chiarissimo il presidente della farmacia comunale e noi restiamo in Ossola con il punto del sindaco di Crevola d'Ossola, Giorgio Ferroni. Buongiorno, a Crevola d'Ossola non si sono segnalati particolari problemi, la situazione pare abbastanza tranquilla e sotto controllo. Noi ci siamo attivati ovviamente come d'ordinanza ministeriale per limitare e contenere gli accessi ai pubblici servizi del municipio, riducendo gli orari, come abbiamo visto, dalle 9 alle 12.30. Crevola d'Ossola ha la particolarità, comunque ha la fortuna di avere diversi esercizi commerciali con un'ampia proposta per orari, quindi non ci sono problemi di spostamenti, la gente non si deve spostare. Ci stiamo anche attivando, c'è stata una bella risposta anche da parte di molte persone, molti sono messi a disposizione, stiamo pensando anche di definire alcuni servizi domiciliari grazie alla Protezione Civile, ai volontari dell'AIB, a tutta una serie di cittadini e volontari che coordinati da alcuni consiglieri comunali in collaborazione con la parrocchia, pensiamo lunedì anche e soprattutto facendo riferimento alla Casa della Salute di Preglia, al dottor Zaninetti che stanno facendo un ottimo lavoro, di vedere di mettere in campo qualche servizio domiciliare per chi ne avesse la necessità, ma questo verrà comunicato successivamente. Per il resto ovviamente invito tutti alla tranquillità e soprattutto a seguire rigorosamente le indicazioni ministeriali. Quindi evitiamo gli assembramenti, evitiamo di uscire, soprattutto questo invito è fatto soprattutto per gli anziani che devono fare veramente uno sforzo, essendo persone a rischio maggiore, di attenersi rigorosamente alle disposizioni ministeriali. E tra poco ci collegheremo con il TG Svizzero per le ultime notizie da oltre confine. Vi anticipo subito che l'appello per la chiusura delle scuole anche oltre confine, appello che ieri si è moltiplicato anche dal nostro territorio, è stato accettato dalla Confederazione. Intanto però vi do una notizia, una serie di notizie che arrivano da Verbania. Segnaliamo che l'amministrazione Marchionini ha sospeso il pagamento dovuto per il parcheggio nelle aree di sosta blu di tutto il territorio.
territorio comunale, una scelta doverosa visto il periodo complicato dovuto all'emergenza coronavirus, affermano il sindaco Marchionini e l'assessore alla viabilità Patrick Rabaini. Segnaliamo anche la direttiva del direttore Ruffini delle Agenzie delle Entrate che, causa emergenza sanitaria, dispone la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, a meno che non siano imminenti termini di prescrizione o decadenza o sospesi in base a espresse previsioni normative. Ricordiamo anche che ogni giorno la Ludoteca Comunale di Verbania propone sulla propria pagina Facebook un'attività per tutti i bambini. Vedo che sta iniziando il TG Svizzero, quindi la linea passa alla Svizzera. Chiude il Consiglio di Stato ticinese, decide per una svolta: da lunedì tutte le scuole del cantone verranno sospese. Per lottare contro la diffusione del coronavirus, a partire da lunedì dunque in Ticino chiuderanno tutte le scuole, anche quelle dell'infanzia, le elementari e le medie. Lo ha comunicato questa mattina il Consiglio di Stato. Il governo, a distanza di due giorni, rivede dunque la decisione di agire soltanto sugli istituti post obbligatori. Si prevedono anche altre misure e anche nel Moesano le scuole saranno sospese. Vediamo. Tutte le aule saranno chiuse da lunedì, tutte e senza eccezioni. Lo ha decretato il governo ticinese questa mattina, rivedendo dunque la decisione di far cessare le attività fino a fine marzo solo in quelle post obbligatorie. L'esecutivo ha però adottato anche altre misure, ad esempio per favorire l'accudimento da parte dei genitori e per scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, in particolare con gli anziani. Al più tardi da martedì prossimo nelle scuole sarà difatti garantito un servizio di accudimento per gli allievi che non possono restare a casa. Per l'economia privata sono previsti provvedimenti più restrittivi che verranno comunicati domani e che dovrebbero permettere di ridurre l'attività. Inoltre il governo ha deciso che l'amministrazione pubblica si concentrerà solo sui servizi di base, così molti funzionari potranno restare a casa coi figli. Nelle ultime ore dunque, dopo che già mercoledì e ieri alcuni comuni come Lugano e Locarno avevano deciso di chiudere le scuole o togliere l'obbligatorietà di frequenza, sono successe parecchie cose. In particolare alcuni dirigenti dell'ente ospedaliero cantonale della clinica lucanese Moncucco hanno chiesto al governo ticinese l'interruzione di tutte le attività non essenziali, compresa la chiusura delle scuole. Come ha anticipato il Caffè, nella lettera si scrive che se la crescita dei contagi non sarà contenuta, in Ticino si temono 2.500 persone ospedalizzate con 250 pazienti ventilati su un'ondata epidemica di 60 giorni. Anche nel Moesano, ci risulta, le scuole chiuderanno, ma le notizie sul coronavirus non si fermano alla scuola. Come anticipato dalla regione, la sezione ticinese della Società Svizzera degli Impresari Costruttori ha auspicato la chiusura temporanea dei cantieri in Ticino a partire da lunedì. Ci sono difatti difficoltà con i lavoratori frontalieri e sulle forniture di materiale. A Lugano, invece, la città ha deciso di far chiudere di principio tutti gli sportelli, che resteranno aperti solo su appuntamento e con orari ridotti. Paolo Bobbia, buongiorno. Tu ti trovi a Bellinzona, dove oggi pomeriggio è attesa una conferenza stampa del governo. Ecco, come mai c'è stata questa accelerazione del Consiglio di Stato e fino a quando resteranno in vigore le misure annunciate nel comunicato stampa? Questo non è stato specificato. Sì, buongiorno anche da parte mia. È uno stop a tutto ciò che non è prioritario, vale per l'amministrazione cantonale, varrà verosimilmente anche per l'economia. Fino a quando non si sa, le valutazioni vengono fatte regolarmente secondo l'evoluzione del contagio. C'è però da presupporre che queste misure rimarranno in vigore almeno 2 settimane, visto che i calcoli prevederebbero che il picco del contagio arrivi qui attorno a Pasqua, quindi fra circa un mese. Il Consiglio di Stato incontrerà appunto la stampa questo pomeriggio, si parla nei corridoi anche di un possibile arrivo del consigliere federale Lambersé, qui alle mie spalle stanno allestendo all'aperto un punto per l'incontro, però non è chiaro se ci sarà questo arrivo e quando questo potrà avvenire.
Tornando un secondo all'economia, nelle prossime ore, come diceva giustamente Davide Paggi, entro sabato da prevedere sono ulteriori misure più restrittive e questo stop a molte attività potrà permettere a un numero maggiore di genitori di prendersi cura dei ragazzi a casa. A questo proposito, dopo la notizia di questa mattina appunto della chiusura da lunedì di tutte le scuole dell'obbligo, si è già assistito in alcune sedi scolastiche all'arrivo di genitori durante le lezioni per portare a casa i propri figli. Era proprio un punto su cui al quale non si voleva arrivare, da qui la decisione di introdurlo da lunedì dopo il fine settimana. Segnalo che al più tardi da martedì nelle sedi scolastiche verrà poi approntato un servizio di accudimento appunto per chi, nonostante uno stop all'economia, non dovesse riuscire a far fronte alla cura dei propri figli. Aggiungo inoltre che sia sui social ma anche per vie diciamo più convenzionali si stanno organizzando diverse strutture sul territorio proprio per offrire un'alternativa ai genitori per ragazzi delle scuole dell'obbligo, appunto. Tutto questo però a partire da lunedì prossimo. Da subito è attivo invece il numero che la città di Lugano ha aperto, un numero verde per dare sostegno ai propri cittadini più fragili, lo 0800 69 00 che va ad aggiungersi alle misure citate nel servizio precedente. Per ora a Bellinzona attendiamo di sapere qualcosa in più su quando parlerà il Consiglio di Stato e se arriverà qualcuno da Berna. Grazie Paolo Bobbia per questi aggiornamenti e noi andiamo a Berna, dove in questo momento il Consiglio federale è riunito per una seduta molto attesa e quindi, Fabio Storni, buongiorno, si sa già qualche cosa, ci sono degli aggiornamenti? Buongiorno, per ora ancora niente, come lo avete detto voi il Consiglio federale è riunito, è già riunito da ore per una seduta praticamente monotematica dedicata al coronavirus. Cosa possiamo aspettarci oggi? Beh, innanzitutto che le misure decise due settimane fa vengano prolungate, quindi un divieto nazionale di eventi con oltre 1000 partecipanti, ma è anche molto probabile che vi saranno degli inasprimenti, c'è chi parla ad esempio di 300 persone, ma queste sono misure che oramai non toccano più proprio il Ticino, che come noto ha già adottato provvedimenti ben più severi. Una decisione attesa che invece tocca il Ticino e che tocca anche le valli del Grigione italiano riguarda i controlli alle frontiere. Oggi chi entra dall'Italia e non riesce a dimostrare di farlo per lavoro viene invitato a tornare indietro. Ecco, oggi per via d'ordinanza il Consiglio federale potrebbe inasprire le regole e permettere dei rinvii, quindi in sostanza potrebbe vietare ad alcune persone di entrare in Svizzera. Ecco Fabio Storni, dunque una chiusura delle frontiere anche parziale è realistica e anche delle scuole come deciso in Ticino? Sono domande, sono aspetti delicati, sono domande difficili. Si sa, il Consiglio federale lo ha ripetuto più volte ultimamente, le frontiere per chi lavora restano aperte. Poi forse oggi potrà definire all'interno di quali categorie professionali valgano regole più o meno severe. Secondo alcune indiscrezioni, lo stesso Ueli Maurer, quindi il più alto responsabile delle dogane, delle guardie di frontiera, avrebbe detto che manca personale per dei controlli sistematici e soprattutto a lungo termine delle frontiere, perché questo è l'aspetto più delicato. Una volta che vengono decise delle misure incisive, queste misure vanno mantenute fino a quando l'emergenza sarà rientrata. Incerto è anche cosa succederà con le scuole in tutta la Svizzera. Il Consiglio federale ha definito la situazione legata al coronavirus una situazione particolare e questo gli permette di andare ad intervenire in ambiti di competenza cantonale, come appunto le scuole. Vedremo, lo sapremo nel primo pomeriggio cosa farà. Quanto io ho sentito qui nel Canton Berna è che diversi istituti si stanno già preparando a questo scenario, quindi ad una chiusura. Un'ultima nota, poi vi ricedo la linea anche per quanto riguarda il côté più economico per attutire gli effetti del coronavirus sull'economia. Oltre a una flessibilizzazione della richiesta delle indennità per il lavoro ridotto, sono attese delle misure per i lavoratori indipendenti. Grazie Fabio Storni in diretta da Berna, ti sentiremo sicuramente ancora nei prossimi appuntamenti informativi.
E noi vi segnaliamo che su RSI La 2 oggi pomeriggio seguiremo in diretta la conferenza stampa del Consiglio federale. L'orario per ora ancora non è confermato, dovrebbe essere però attorno alle 14. Maggiori dettagli ve li daremo tramite la nostra app e con degli avvisi sui nostri canali TV. Poi, sempre in diretta, ci sposteremo a Coira, dove alle 15.30 sarà il governo grigionese al completo ad annunciare le misure per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Infine, ma qui davvero non abbiamo indicazioni temporali, nel tardo pomeriggio vi proporremo la diretta della conferenza stampa del governo ticinese. Insomma, sarà una giornata carica di annunci e decisioni che noi seguiremo minuto per minuto. E andiamo ora a Locarno, dove saluto Sandy Sulmoni, che poco fa ha seguito la conferenza stampa dell'ospedale La Carità, che è il centro di riferimento in Ticino per il coronavirus. Sandy, che cosa è emerso? Buongiorno a voi. Allora, lo avete detto, ci troviamo in un posto che in questi giorni, soprattutto da lunedì, sarà luogo forse più importante, fondamentale comunque per il Canton Ticino, perché sarà qui che tutti i pazienti affetti da coronavirus verranno trattati, pazienti gravi e pazienti meno gravi. Per fare questo, da lunedì ci saranno 25 posti letto per le cure intense, diventeranno 30, 32 tra martedì e mercoledì, e ci saranno a disposizione 180 posti letto per chi non necessita delle cure intense. Che cosa succederà agli altri pazienti? Beh, gli altri pazienti verranno spostati negli altri ospedali dell'ente ospedaliero cantonale. Al civico di Lugano giungeranno i pazienti che necessitano di cure intense ma che non sono affetti da coronavirus. A Bellinzona, per farvi qualche esempio, verrà spostata la pediatria, l'oncologia, la ginecologia e la maternità. Che cosa significa per chi ha bisogno di un pronto soccorso a Locarno? Beh, chi ha bisogno del pronto soccorso potrà comunque ancora recarsi qui alla Carità. Se non presenta sintomi, verrà trattato in queste tendine che vedete alle mie spalle. Se il paziente necessita di un trattamento ambulatoriale, tutto si svolgerà qui. Se necessita di un ricovero, come detto, verrà spostato negli altri ospedali. Se presenta sintomi da coronavirus, verrà spostato all'interno dell'ospedale. Da lunedì, quindi, qui non saranno più permesse visite ai pazienti, se non ai pazienti affetti da coronavirus e in fin di vita. Abbiamo chiesto quante persone sono al momento ricoverate, hanno preferito non darci la risposta. Pare che però non ci siano bimbi ricoverati per coronavirus. L'unica cosa che vale la pena magari ancora sottolineare è che ieri è stato eseguito il primo intervento chirurgico su un paziente da coronavirus. Questo è uno spostamento che necessita comunque un notevole lavoro anche a livello di spostamento di risorse umane e tecnologiche. È stato detto in conferenza stampa: serve la collaborazione di tutti, solo così usciremo vincenti da questa difficile situazione. Grazie Sandy Sulmoni in diretta da Locarno. E oggi il Dipartimento federale della Difesa ha detto che da subito dovrà essere comunicato almeno una volta al giorno il numero delle persone trattate negli ospedali e nelle cliniche per Covid-19, specificando quanti in terapia intensiva e quanti in stato meno grave. Al momento in Svizzera abbiamo 82 stazioni dedicate alla terapia intensiva che hanno complessivamente fra i 950 e i 1000 letti a disposizione, di cui circa 850 con dei dispositivi per l'aiuto alla respirazione. Infine, circa 450 letti sono disponibili nel settore care units, dove le cure ovvero le cure intermedie di osservazione. Il Dipartimento della Difesa sottolinea che le strutture sanitarie devono prepararsi e creare capacità aggiuntive per i pazienti con il coronavirus. Per questo dovranno essere rinviati gli interventi non assolutamente necessari e si farà in modo che chi è attualmente ricoverato in terapia intensiva possa lasciare il reparto il prima possibile. E vi ricordiamo che per tutte le informazioni di cui potete avere bisogno e le domande che avete sul coronavirus potete chiamare questi numeri. Per la Svizzera Italiana...
Dalla Confederazione aggiungiamo che alcuni nostri lavoratori che operano nel Vallese hanno ricevuto dalla loro azienda la comunicazione di rimanere a casa da lunedì perché i cantieri verranno sospesi. Lo ricordiamo però che oggi pomeriggio è in programma la riunione del Consiglio federale per ulteriori decisioni in merito. Ed ora torniamo nel nostro territorio, in particolare a Omegna, per gli ultimi aggiornamenti. Prendete carta e penna perché tra poco daremo anche dei numeri utili per l'emergenza che potrebbe essere utile appuntare. Allora, riferiamo che l'assessorato ai servizi sociali e alle politiche dell'assistenza del comune di Omegna fa sapere di essere in costante contatto con le numerose associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio. L'obiettivo è duplice, spiega l'assessore Proserpio. Da una parte stiamo monitorando l'insorgere di eventuali situazioni emergenziali, dall'altra siamo intenzionati a evitare che si verifichino raccolte fondi improvvisate e non autorizzate. Al momento, dice ancora Proserpio, non ci sono persone ammalate o anziane abbandonate a loro stesse, anche a personale ridotto. Il Ciscusio sta proseguendo in modalità mirata nell'opera di assistenza domiciliare. Dall'educativa al centro diurno c'è sempre una persona che risponde al telefono. In aggiunta la reperibilità del direttore Barbaglia. A sua volta l'Auser mette quotidianamente a disposizione un volontario che risponde al telefono e dal dottor Marco Pozzi della farmacia di Cirene arriva la comunicazione che anche Federfarma ha messo a punto in collaborazione con Croce Rossa Italiana un servizio di consegna a domicilio dei farmaci per chi non è in grado di recarsi in farmacia. Bisogna chiamare il numero verde che vedete in sovrimpressione, è l'800 189 521. Intanto anche la San Vincenzo De Paoli continua a erogare servizi sociali e di prima necessità con la consegna di generi alimentari presso le singole abitazioni e organizzando il ritiro a scaglioni e solo su appuntamento presso la propria sede in piazza Mameli. Anche i volontari del soccorso di Omegna si confermano a disposizione. Allora, riepiloghiamo i numeri di telefono. Allora, lo vedete in sovraimpressione, quello dei volontari del soccorso di Omegna, sono due i numeri da segnare, 0323 61 900 oppure 0323 63 660. Poi altri numeri di telefono, San Vincenzo De Paoli, telefonando al numero privato 338 79 19 283. Poi abbiamo il numero di telefono del Ciscusio 0323 63 637 per la reperibilità 335 182 38 03. E infine abbiamo quello di Federfarma per la consegna di farmaci a domicilio per chi è affetto da disabilità o gravi malattie. Il numero è l'800 189 521. Ed ora parliamo degli appelli di Avis, continuate a donare il sangue. Allora abbiamo sentito i presidenti delle tre sezioni locali dell'associazione per capire anche le modalità attraverso le quali i donatori possono continuare a fare questo gesto di grande solidarietà in sicurezza. Iniziamo dalla presidente di Verbania, Simona Sassi. Siamo in un momento di difficoltà, ma le donazioni sono regolari. Il test al coronavirus viene fatto solo in caso di sintomi. Al donatore vengono fatte delle domande secondo il protocollo ministeriale. Viene provata la febbre e se il medico ritiene che ci sia l'idoneità si procede alla donazione. Per fortuna non stiamo vivendo una sofferenza per quanto riguarda la raccolta sangue, ma dobbiamo essere vigili e pronti perché in caso di necessità dobbiamo essere a disposizione. Mercoledì sera, insieme alla rete delle associazioni, abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi per l'acquisto di attrezzature che andranno nel reparto di rianimazione. Per cui il mio appello davvero sta a tutti di stare a casa, di uscire solo per andare a donare e di contribuire, anche se pur poco, alla nostra raccolta fondi perché sicuramente andrà tutto bene. E altro risvolto di questa situazione emergenziale è purtroppo l'aumento dell'abbandono degli animali nell'errata convinzione che possano trasmettere il virus, lo conferma il veterinario Uberto Calligaric. In questo momento difficile, molte persone ansiose stanno abbandonando i propri animali
con l'idea che questi possano portare il coronavirus. Voglio tranquillizzare tutti che al momento la malattia si trasmette solo da uomo a uomo e i nostri animali domestici e anche i selvatici non hanno nessun ruolo nell'evoluzione di questa epidemia. Invece sicuramente i nostri animali possono aiutarci psicologicamente a superare questo momento di, diciamo, di segregazione. Se avete delle preoccupazioni potete consultare i vostri veterinari che vi daranno tutte le indicazioni del caso. Quindi teneteli pure vicini, amateli e sicuramente non abbandonateli. Quindi restate a casa anche con i vostri amici animali, ma soprattutto restate a casa. Lo ribadisce anche il direttore di anestesia e rianimazione della nostra azienda sanitaria, il dottor Carlo Maestrone. Ma è importante soprattutto perché si è visto anche nelle esperienze degli altri stati europei, soprattutto della Cina, che il virus si diffonde per contatto e per contagio, quindi più le persone stanno a casa, evitano contatti, evitano agglomerati, riunioni di molte persone, meno il virus si diffonde, è l'unico modo. Direi che è un metodo che è risultato essere efficace in tutto il mondo. In Cina ormai i numeri sono tali per cui stiamo vedendo che stanno diminuendo sempre i contagi, ma perché lì hanno chiuso veramente tutto. Le zone rosse iniziali della Lombardia, Lodi, Cremona, si è visto che Codogno, si è visto che il chiudere tutto e ridurre quasi a zero il contatto delle persone si è riusciti ad eliminare comunque il contagio più importante. Se la gente si sposta e si diffonde, chiaramente il contagio è difficile da controllare. Rinnovo il mio motto: stiamo a casa nostra a vedere la televisione e stiamo fermi, così forse riusciamo a distruggere questo virus. È una battaglia difficile, ma io penso che la sanità italiana è in grado di riuscire a vincere questa battaglia importante. Ma la gente è un caposaldo per noi, deve capire questi comportamenti semplici e il primo di tutti stare a casa loro e di uscire il meno possibile. In questo modo penso che vinceremo. E l'intervista al dottor Maestrone è anche l'occasione da parte di tutti noi per ringraziare il personale sanitario in queste settimane impegnato fino allo stremo delle forze per far fronte all'emergenza e per la salute di tutti noi. In chiusura vi ricordo la triste notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione del nostro giornale, quella della prima morte riconducibile al coronavirus nel VCO. Si tratta di Dario Borioli, avrebbe compiuto 74 anni a breve. Si è spento nel reparto di terapia intensiva del Castelli all'alba di oggi. In ospedale era entrato l'11 di marzo per problemi respiratori. Borioli era figura molto nota a Verbania, assicuratore di professione, era presidente della società canottieri di Intra. Il dato odierno aggrava una situazione già sotto la lente di ingrandimento, i numeri dei contagi sono in aumento anche nel nostro territorio, un dato in linea con le previsioni degli esperti. Ricordiamo che il bollettino regionale di ieri sera, bollettino contagi, parlava per il VCO di 23 casi e per il Novarese di 48 casi. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale. Per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito www.vcoazzurratv.it e ci sono le nostre pagine social. Grazie per essere stati con noi e restate a casa.